Sono cresciuta in una casa dove al piano di sotto c'era una scuola di ceramica che aveva fondato la mia prozia, e con il marito al piano di sopra avevano fatto una grandissima collezione di arte moderna e contemporanea, che adesso tra l'altro è diventato un museo. All'inizio è stata con questa zia Marieda, che era un'artista e che lavorava alla ceramica, che da bambina mi ha fatto toccare l'argilla. E questo rapporto con la terra e l'argilla e la materia che tieni in mano, mi piace parlarne perché per me è l'origine anche di come io successivamente ho concepito il rapporto con la pittura. Il colore per me è materia, è una materia fisica, è una materia che si forma nel tempo e lentamente negli anni è come se avessi, diciamo, raggiunto l'essenza di quello che mi interessava, restringendo sempre di più la tavolozza. Cioè, la tavolozza non esiste più, esiste un piccolo luogo, una zona dove il colore avviene. Questa zona è la mia tazza. La tazza che contiene il colore, che è sempre bagnato, è quella che vede il colore trasformarsi. Io ogni giorno faccio solo un colore. Arrivo nello studio, trovo il colore avanzato del giorno prima, aggiungo un pezzetto il nuovo giorno e lo trasformo verso qualche cosa di diverso. Delle volte questo colore cambia improvvisamente perché ciò che è rimasto del giorno prima è talmente poco e la tela su cui devo andare a lavorare è molto grande, per cui devo mettere tantissimo colore e decido di spingere verso qualche cosa di diverso. Altre volte il colore che è avanzato è molto, quello che aggiungo è poco e il colore si sposta lievemente verso qualche altra cosa. È come se questa tazza mantenga la memoria e la matrice originaria di tutto. Questo è il colore di oggi, domani che ne so, potrei decidere di andare sul giallo oppure diventa un viola, questo non lo so. I pennelli rimangono sempre in questo portapennelli con la trementina. Il colore si deposita nel fondo. Io non butto mai via questo oggetto finché il deposito non si riempie e tocca il pennello. Su questo ci ho fatto un altro lavoro, che sono quelle due provette che hai visto prima. Uno al fondo della laguna e l'altro al fondo del mio fondo del mio scolapennelli, perché lì ho visto questa similitudine forte. In fondo, cioè, che cos'è che sto dipingendo? Sto dipingendo Venezia. E il colore è diventato per necessità uno al giorno. Questo è quello che scandisce il ritmo della vita, il ritmo del mio tempo, della mia vita. E non riesco a farne più di uno. Quando questo colore è pronto, io lo stendo su tre superfici diverse. Uno sono quello di cui tu parlavi prima, i diari cromatici, l'altro sono le cosiddette sedimentazioni, che sono i quadri che ormai dipingo da qualche anno, e poi c'è il quadro infinito. Allora, da un lato il diario tiene un racconto di tutti questi colori che passano nello studio, cioè tutta l'esperienza che passa attraverso il colore viene trattenuta, ne rimane un segno, una traccia. Poi dall'altro lato c'è invece questo quadro che io chiamo il quadro infinito, che è un quadro che dal 2006 continuo a stratificare senza mai smettere. E lì invece c'è una cancellazione continua, perché ogni strato copre quello precedente. Però alla fine si è formata come una materia, che è un groppo, che è una materia pesante, fisica, quasi a dire che la pittura è più vicina a una scultura che non a una pittura, cioè ha una sua consistenza fisica, è diventato un oggetto tridimensionale, si è allargato, si è ispessito, si è appesantito e adesso una volta, ma una volta all'anno, ogni 2 anni, lo peso, lo misuro in tutte le sue parti, lo misuro nello spessore, nella larghezza e lo fotografo. Questo è il cavalletto che regge il quadro infinito, cioè il quadro infinito che prima era sulla parete è stato montato dentro questo trabiccolo. Questo si chiude, diventa una scatola e si stacca anche dal suo supporto di ruote. I diari,
Da circa 3 anni ho deciso che non me ne sarei più separata. Quindi una volta li vendevo, facevo delle mostre, li mostravo come frammenti. Adesso invece il lavoro è diventato questo oggetto portadiari. È il tempo che è passato ed è il tempo che mi rimane da vivere. Cioè io mi sono immaginata la quantità di materia che riuscirò a riempire nell'arco della mia vita. Quindi il legno intonso è il tempo che verrà, e il legno colorato è il tempo che c'è stato. Da un lato questi diari mostrano ogni passaggio, tutto il tempo che passa, dall'altro il quadro infinito lo cancella, no? In continuazione. E poi in mezzo, diciamo, a questi diari e alle stratificazioni ci sono queste sedimentazioni che sono i miei quadri e sono i momenti in cui io mi stacco dalla pittura, come dire. Io potrei dipingere sempre sullo stesso quadro e lo faccio anche sui quadri, i diari, ma dall'altro lato io invece prendo congedo, mi distacco, prendo distanza e proseguo da un'altra parte. Queste sedimentazioni io le faccio su 4 misure diverse. Uno è il 16-18, che per me è la pittura che si prende in mano, cioè l'idea del frammento. Poi 50-60, che è il ritratto, poi 90-110, che è il mezzo busto, e poi il 160x180, che è il corpo, è la massima ampiezza delle mie braccia. Quasi come se fossi andata a identificare gli spazi, tra virgolette, della pittura. Io adesso, per esempio, quando vendo un quadro, quando mi separo da un quadro, insieme all'opera, do anche un testo che ho scritto, un testo che si intitola Il proprietario testimone, al quale io chiedo una certa responsabilità alla persona che accoglie questo pezzo di materia che si è costituita dentro lo studio e, ne fa, e la fa diventare sua, no? E quindi lui stesso diventa testimone come lo sono io, cioè io non sono fautrice, non lo è, non lo sarà neanche chi lo riceverà, ma siamo testimoni di qualche cosa che ci appartiene un po' a tutti, diciamo, metaforicamente è come se fosse un pezzetto di mondo, un frammento geologico di terra.